Ieri sera quando hai gridato nessuno è accorso. Riuscirà la polizia a scoprire il tuo assassino? Impronte digitali. Unici testimoni i tuoi amatissimi gatti, ma essi non parlano. Ed ecco il movente del delitto. Sempre il medesimo, il denaro, il maledetto denaro. Ma nel marasma della grande città questo genere di delitti non interessa più nessuno. La gente ha altro da pensare, la vita è dura, la gente ha fretta, molta fretta. Osservate questa carrozzella. No, that's a beautiful thing. Prego, andare più presto. Mi dispiace, mister, ma quando si va a visitare i monumenti bisogna andare piano. E se no non ci si capisce niente. Poi che coscio sai, non si sposta. Chiede retta che cammina come te pare. È il sor Augusto, il primo personaggio della nostra storia. Fa questo mestiere da più di 20 anni. È diventato filosofo. Questo è il secondo personaggio, Luisella, la figlia del sor Augusto. Carina, vero? Tutte le mattine a quest'ora prende l'autobus per recarsi al lavoro. Attenzione a questo giovanotto, è il terzo personaggio, si chiama Carlo Torquati, di professione inventore. Cosa inventa? Tutte quelle piccole cose che fanno la felicità dei bambini, guardate. La scimmia vanitosa, i cani ballerini, il clown tamburino, il cane jongleur, tutte invenzioni di Carlo. Questa volta però il problema non è semplice. Non riesco a fargli fare la doppia capriola. Sembra uno scherzo, ma è difficile. Oh, lo credo. Eppure ci devo riuscire. Troppi ne ho risolti di questi problemi. E ci riuscirò. Bene, auguri. Grazie, molto gentile. Oh, ma guardi, è già la mia fermata. Però, che peccato. Mi scusi, signorina. Ti piace, eh? E perché la molli? Devi avere affari importanti. Ma Carlet, è più di un'ora che ti aspetto. Scusa, ho dovuto fare certi giri. Tutte vendute? Tutte. Ah, lo sapevo, la paperina è un articolo che non passa mai di moda. Dunque, il conto è presto fatto. Venduti 24 pezzi, a 200 lire al pezzo, a 200 lire, 200 lire al pezzo, 4.800. Il 30% a te, allora... Sì. Dammi 300 che... Sì. 3.360, poi... E siamo pari, è giusto, no? Sì, sì, sì. A Carlo, io non te posso pagare perché proprio non c'ho una lira. Ma come sarebbe a dire? Mia madre è stata malata e le medicine costano, sai. E zambede oggi, zambede domani, qui a forza di zambede sono rimasto proprio senza una lira. E i dottori bisogna pagarli in contanti, se no sono guai. A Carlo, io... Ho capito. Quanti pezzi? Beh, dammene almeno una dozzina. Ah, sì? Vabbè, prendile tutte, poi faremo un conto solo quando tua madre sarà guarita. Ah, Carlè, se tutti gli uomini ricchi del mondo fossero come te, la vita sarebbe più bella, Carlè, te lo dico io. Sì, io sono un'eccezione. No, non sei un'eccezione, tu sei un amico, sei un amico. Vabbè, arrivederci, Carlè, io pago. Ci vediamo grazie, domani, grazie, arrivederci, grazie. Arrivederci. Bravo, inventore, filantropo e anche musicista. Su, facci sentire qualche cosa di tuo. Ah, eccolo, sa, mica se ne scorda, eh? E dai con sto fischietto che te possa mancare fiato. Thank you.
volete finico questo zufolo? Ma come ve l'ho da dire? Gli inquilini se lamentano! Se lamentano! Per vostra norma questo non è uno zufolo. E che è? Un flauto lo suonava il dio Pan per ammansire le belve. Soltanto che allora si chiamava siringa. E mo se chiama lagna? Se non la fate finita, vedo lo sfratto. A proposito, oggi siamo al 10 del mese. Ah, va bene, avete ragione, signora, avete ragione. Quello che è giusto... Oh, meno male. È giusto. E che avete svaligiato una banca? Oh, ho venduto una canzone, signora. Proprio quella che dà tanto fastidio a voi e alla plebaglia di questo caseggiato. Beh, ma queste sono 6. E l'altre 2000? Tra qualche giorno, signora. Non datevi pena. Quando avrete venduto un'altra canzone? Perché no? Ce ne ho tante qui. Tante nel cuore. Ma... Mica male, che ne dici? Orecchiabile. E chi è questo Carlo Torquati? Uno scalcinato qualunque. Io l'ho comprata per pochi soldi, più una percentuale sui diritti futuri. Me la saluti la percentuale. E chissà che non abbia fatto un affare. Oh, che fortunata combinazione! È il quarto importante personaggio della storia, il pittore Pierluigi Dodi. Di pessimo umore l'amico. Sfido io aver lavorato per 3 mesi intorno a un quadro e la critica neanche una parola. Non è cosa che fa piacere. Dove va? Mara, bel nome, promettente. Dicono che le esistenzialiste sono tutte brutte. A me questa, per esempio, non dispiace affatto. È il quinto personaggio. Ce ne saranno altri, ma meno importanti. Delle carogne. Hai ragione, la tua Venere è una bella cosa. Che vuoi farci? I critici sono fatti così. Se non si tratta di nomi noti, hanno paura di compromettersi. Morandi, Casorati, Funi, Carrà, De Chirico. Per loro l'arte finisce lì. Ma forse la critica è cieca. Giudicate voi. A questo punto voi direte, ma che c'entra il delitto? C'entra, c'entra, un po' di pazienza. Salve, sono Gu, come va? Male, cammini sfianchi la bestia quando va a guardare tassametro. Vorrebbe sapere chi l'ha inventato. Permetti? Come no, accomodatevi. Certo che se tutti leggessero il giornale a sbaffo come me, andrebbe male pure a te, eh? Te lo riporto subito. Accomodo vostro. Al sor Augusto interessa soltanto la cronaca nera. C'entra, c'entra il delitto. Poveraccia, che brutta fine ha fatto. Sì, ma a me non mi fa pena. Era una donna senza cuore. Io l'ho vista una volta soltanto. T'ho detto 1000 volte che gli spaghetti agli olio non si devono riscaldare, sono buoni freddi. Vabbè, vabbè. La vedi quando morì tua madre? Fra dottori e medicina ero rimasto senza un soldo. Non c'avevo una lira per i funerali. A chi mi dovevo rivolgere? A zia Agnese, alla sorella di mio padre. L'ha trovata quella che si commuoveva. Per prestarmi 1000 spussolose lire, ne volle 500 in 6 mesi, che la possi, nanna. Papà! Sì, c'ha ragione, ma già c'è chi ci ha pensato. Ah, pare che la polizia sia già sulle tracce dell'assassino. Capisco l'economia, però una lampadina un po' più forte potresti comprarla, no? Se vinca il totocalcio, fa un lampadario grosso come sta casa, va bene? Stai a sentire.
Stando alle dichiarazioni della portinaia dello stabile, l'assassino sarebbe un giovane alto, magro, con un gran ciuffo di capelli spioventi sulla fronte, che sarebbe uscito dall'appartamento della vecchia poco dopo le ore 21. Alto, magro, capelli spioventi sulla fronte, è inutile dirvi di chi si tratta, perché lo avete già indovinato. Proprio lui, il nostro pittore. Sembra abbastanza tranquillo lo sciagurato. Bene, lasciamo alla polizia il compito di acciuffarlo e proseguiamo col nostro racconto. Due supplì, signorina. Oh, buongiorno. Buongiorno, 70 lire. Ma noi ci conosciamo sull'autobus, si ricorda? Oh, sì, mi pare. Il signore? Arrosto di vitello. 300 lire. Grazie. Prego. Allora, come va il suo topolino acrobata? È riuscito a fargli fare la doppia capriola? Non ancora, ma ci riuscirò. Ma guarda che bella sorpresa. Se avessi saputo che lei lavorava qui, sarei venuto tutti i giorni, a costo di mangiarmi tutti i supplì del negozio. Sarebbe stato un affare per il padrone, le avanzano sempre. Ma che bella sorpresa. Me lo ha già detto. Sì, lo so, ma glielo ripeto. Che bella sorpresa. Senta, la ringrazio, ma mi lasci lavorare. Subito, se mi dice a che ora esce stasera. Se non è che questo, alle 7. Ma l'avverto, viene a prendermi il mio fidanzato, un corazziere. Ah. No, non può essere il corazziere. Attento Carlo, eccola! Posso offrire? Ah, grazie, molto gentile. Mi scusi. No, non si preoccupi, doveva andare in pensione e invece è morto sul campo. Oh. Ecco fatta. Però, se non si fosse rovesciato l'ombrello, lei tagliava la corda e io... Ah, ho visto il suo corazziere. Lei è un po' bugiarda. E lei un po' invadente. No, niente affatto, mi accontento di stare qui con lei finché piove. Poi l'accompagnerò a casa. Non le sembra di correre un po' troppo? Perché? Succede sempre così, no? A proposito, non mi sono ancora presentato. Mi chiamo Carlo Torquati. E io Luisa Ceccacci. Onoratissimo. Ecco. Bravo Carlo. L'hai convinta a farsi accompagnare. Complimenti. Hai vinto il primo round. Delicato, se riesci a farti dare un appuntamento. Ha detto di sì, hai vinto anche il secondo. Attenzione Carlo, se è l'avventura che cerchi, Luisella è una ragazza troppo seria. Se è l'amore, piantala subito perché vai incontro a un grosso dispiacere. Ragione di ammirarla perché è proprio un amore. Ma non ti innamorare, eh? Io ti ho avvertito, ti minaccia una grossa tegola. A inizio il terzo round. Buona
buona tattica stringere l'avversario alle corde. E colpire di sinistro. Ah, ha schivato. Prova col destro. Bene. È tuo anche il terzo round. Sventurato Carlo, tu l'ami. Ed ecco la tegola. Quello. No, non è impazzito, è soltanto felice. Attento! Volta a destra! Forza Augusto, forza! Bravo, frusta, frusta! Volta a sinistra, arriverai prima! Aspetta, ha preso la mano! Volta a destra! Ancora a destra! Bravo! Sei il primo vetturino del mondo! Bravissimo! Ed ecco come c'entra il delitto nella nostra storia. A Luise! Via via! Ma perché hai fatto? Siamo ricchi! Sì, lascia perdere questa migraglia! Siete morta, ci ha lasciato 200 milioni e due palazzi! Oh, mamma mia! Ma non sarà uno scherzo! Ma che scherzo, che scherzo! Lido dai, uno scherzo, ne venga adesso! Mi hanno mandato a chiamare per lettera raccomandata! Erede universale, quale unico parente della defunta Agnese Ceccacci! Vedova Traversi, morta tragicamente senza destare! Povera donna! Che brutta... Ehi! Ma che vi siete congelati? E andiamo, bagnate, bevete che pago tutto quanto io! Ma la signorina Luisa? Non viene più. Come non viene più? Ha ereditato un sacco di milioni. Saranno almeno 300. Sì, non so di più. Sono andati via tutti, mo so ricchi, sono andati a abitare fra gli signori. Pronto? C'è la signorina Luisa Ceccacci? È ancora lui. Non c'è. Ma come glielo devo dire? Non c'è? Non c'è, non c'è! Pronto, casa Ceccacci? Qui parla Carlo Torquati. Non c'è! È partita! Chi ride e chi piange. Mio povero Carlo, te l'avevo detto di non innamorarti. Ora è ricca, si è data alla gran vita e ti ha voltato le spalle. Si fa negare persino al telefono. Mettiti il cuore in pace, dammi retta. Amore, se tu avessi ascoltato il mio consiglio. Ui, a che pensi? Da un inventore ci si può aspettare di tutto. Au, hai finito? Ho finito, sono qui. Ah, vedi che sciccheria! È certo che dei lampadari come questi se ne vedono pochi, Sì, è proprio le figure! Le figure? Ma un monumento! E non vedi che riempie tutta casa! Oh, ma l'ha attaccato bene? Ma che scherziamo? Ma quello non piace manco col terremoto! No, perché pesa assai! Sì! Vada là! Oh! Ma che hai bevuto? Quel vinetto che ci avete voi in cucina è proprio buono, Soragù. Mannaggia. Speriamo bene. Luisa! Luisa! A lui! È impossibile vivere con un gatto del genere. Via, vattene via, via! Oh,
Beh, ti piace il lampadario mio? Sì, mi piace tutto, meno che quel gatto che mi hai portato in casa. Salta sui letti, strappa le tende, non ne posso più. E pazienza, cocca mia, il gatto della povera zia Agnese. Uno sono riuscito a sistemarlo dall'inquilino, ma l'altro... Ma hai scelto il più dispettoso. Ma insomma, dispettoso no, solo per un rispetto alla memoria di quella santa donna. Ah, a proposito, hai lasciato detto alla cameriera che oggi non mangi in casa. E dove vai? Ho invitato tutti i colleghi a mangiare all'osteria del Pastarellaro. I colleghi? Ma insomma, lo sai che non siamo più quelli di prima? Che viviamo in un altro mondo? In una casa nuova, in un ambiente signorile. Cerca di ambientarti, no? Oh, come sei diventata sciovile. Dammi perlomeno il tempo di smaliziarmi. Ah, una cosa? Dico, a proposito d'ambientarsi, a me sto tipo del barone che ti riempia tutti i giorni con la macchina non mi sconfinferà. E a me sì. È un vero signore. Sarà. Che ne diresti se un giorno tua figlia diventasse baronessa? Oh, ma che... Tutto può essere. Ciao, paparino. E dai, con sto paparino. A lui c'è bisogno che la pianti, sa? Lei si è già ambientata. E in che misura? Sono Augusto! Sono nel bagno, che c'è? C'è il signore che le vuole parlare. Chi è? Boh, il nome non me l'ha detto, dice che si tratta di un affare importante. Questa era un'altra tassa, è una processione. Fallo passare al salotto, vengo subito. Va bene. Si accomodi. Se mi vuol dare il cappello. No. Il monumento alla defunta. Bisogna riconoscere che il sor Augusto non bada a spese per onorarne la memoria. Desidera? Lei è Augusto Ceccacci? Sì. E lei, eh? Sono l'assassino di Agnese Traversi. Ah, prego, si accomodi. Come? Ho detto sono l'assassino di Agnese Traversi. Ha capito adesso? Ho aspettato che lei entrasse in possesso dell'eredità per farmi vivo. Beh, dico, giovanotto, non crederà mica la piamma in giro. Mi guardi in faccia. Io non scherzo mai. Ecco la prova. Il testamento della vecchia. Vede la firma? No. Prego, lei può leggere anche così. Testamento olografo, inoppugnabile, in data 3 settembre 1943, l'epoca dei bombardamenti. Il testamento era nella cassaforte, nell'orgasmo. Posso voltare la pagina? Sì. Bene. Come dicevo, nell'orgasmo del momento arraffai tutto. Poca roba, cambiali, gioielli. Le cambiali le ho dovute distruggere, naturalmente. I gioielli no. Ho dovuto realizzare una miseria. Lei invece? Legga, legga, legga pure. Ha finito? Sì. Bene. E allora riassumiamo. Primo, io ho ammazzato l'usuraia rischiando l'ergastolo per pochi soldi. Lei invece, senza muovere un dito, circa 400 milioni. Secondo, 400 milioni che non le spettano, in quanto la defunta ha nominato erede universale del suo patrimonio la Società per la Protezione degli Animali. I gatti! Infatti sono espressamente nominati. Terzo, lei è padrone di denunziarmi, ma in questo caso farei saltar fuori il testamento. E allora, addio eredità. Concludiamo. Lei ha guadagnato troppo e io che ho fatto il lavoro troppo poco. Non è giusto, faremo metà e metà. Metà? Lei mi cede metà di quello che ha ereditato e io le cedo il testamento. D'accordo?
Ma che d'accordo, d'accordo? Lei esagera, io sono il nipote. E io l'assassino? La forse ha ammazzata lei, la vecchia? Ah no, io no. E allora paghino, speri di cavarsela con quel monumento. Ma è tutto marmo. Ma i gatti se ne fregano del marmo, vogliono la trippa. Paperino? Oh. Scusa, papà. Che vuoi? Vorrei dirti una cosa. Ah, adesso? Sì, subito. Ma non qui, col permesso del signore. Oh, prego. Un momento. Avanti, che mi devi dire? Svelta, svelta. Svelta che c'è gente. Avanti, parla, che mi devi dire? Che fa quel tipo in casa nostra? Affari, affari. Ma che affari, io lo conosco. È uno che veniva a mangiare alla tavola calda e mi guardava molto. Faceva dei pupazzetti, dei giocattoli. Appunto, pupazzetti. Stiamo trattando un affare di giocattoli. Ma con quel disperato? Non ti riguarda. Ma... Ecco, questo è il solito parole. Vai, vai. Ma non gli dare retta, eh? Vai, non vai, gli dare vai, retta. Vai, vai, vai. E allora? Metà e metà, da buoni amici, hm? Amici, senta, lei è un ingrato. Ci voglio pensare. Ma c'è poco da pensare, in ogni modo io non esco da qui fino a quando lei non avrà sborsato la mia parte. Chiaro? E niente scherzi con la polizia. Io in galera, lei povero. Se ne ricordi. Povero Filippo, diseredato e preso a calci. Che ingiustizia. Se la defunta lo sapesse. Pronto. Architetto Cioni. Signore Ceccacci, allora lo facciamo in popo porfido o in marmo nero? Manco di cartone. Niente monumenti, ha capito? Niente. Questo è il barone Alberto di Pontenero, inviso al sor Augusto. Fate divertire i vostri bambini, signor. 200 lire il topolino acrobata. 200 lire, fate divertire i vostri bambini. Toh, c'è riuscito. Come? Oh, niente, è quel giocattolo. È grazioso. Sì. Oh, barone, le dispiace, lo vorrei. Ma senz'altro, si accomodi a quel tavolo. La raggiungo subito. Solo 200 lire, signor. Fate divertire i vostri bambini, sio. Il topolino acrobata, 200 lire, sio. Dai. 300 lire, sio. Ma due o tre? 300, ho detto sempre 300, sio. Tieni. Grazie, sio. A che non riesce il nostro Carlo? Divertente, vero? Divertentissimo. Lei è una cara bambina. Ui, ui, c'è Luisa. Il barone ha rimorchiato Luisa. Ciao Luisa! Ciao! Oh, ecco la banda! Ciao! Ciao Luisa! Io te! Vieni! Ciao, ciao Luisa! Ciao Luisa! Buongiorno barone! Come va Maria Grazia? Stanca morta. Sono due ore che giriamo a cuoio per colpa di Foppo. Oh no, non è vero. La vecchia gli ha fregato il carro. Vuol dire che la madre si è tenuta la macchina. È il linguaggio dei quartieri alti, non ci fate caso. E che ci vuoi fare? Chi va a cuoio e chi va a ferri, come il nostro barone. E che ferri? Avete visto la nuova macchina? È quella lì, grigia, guardate. Che facchinata. Perché non mi accompagni a ma casa? Ma ci siamo appena seduti. Oh, allora sganciami una taglia. Ecco la paglia, però ragazzi, adesso oh, sì, vero, sì. Rammificatevi, eh. Ah, ci vuoi mandar via? Si vede che non ha ancora quagliato. Brava Luisa, lo hai speso. Barone? Permette una parola? Scusatemi un istante. Buongiorno. Beh, come andiamo? Sto lavorando. Ah, lo vedo. Senta, se lei crede che le macchine da 6 milioni si vendano facendo il pomicione con le gagarelle di via Veneto, si sbaglia. Mi dia le chiavi che me la riporto in garage. Senta, quella con la pelliccia è un'ereditiera. 400 milioni. Mi ha capito? Mi lasci lavorare.
Va bene. Ragazzi, venite per un cocktail alle 12 a casa mia. Abbiamo impegni? No, no, nessuno. D'accordo. Allora, siamo intesi. Senta, va bene. Ciao, Luisa, ci vediamo. Ciao, coreano. Ciao, barone. Li ho invitati a prendere un cocktail a casa mia. Allora ha deciso? E perché non lo denunci? Ti fa paura la povertà, eh? Non te la senti di tornare in serpa alla tua botticella? Vergogna! Metà e metà? Eh? Lo senti? Vuol dire 200 milioni. Certo, non sono bruscolini 200 milioni, ma c'è il tuo dovere di galantuomo. Bravo, denuncialo! Sento, lei se ne va io. E che vuoi fare con quella rivoltella? Niente, la sto lucidando. Ammazzo il tempo, per ora, in attesa che lei si decida. Ma non crederà mica che c'ho 200 milioni in saccoccia. Vado a prenderli alla banca, io aspetterò. Ma nemmeno la banca ce l'ho, dovrò vendere un palazzo. Bene, venda. Ma ci vuole del tempo. Pazienza, io di qui non mi muovo. Chi è? Anche questa è mia figlia che mi porta sempre in casa gli amici. È una fissazione che c'ha. Venga via in camera mia, venga via. Sentite, andate di là, io vado a dare degli ordini alla cameriera e vi raggiungo subito, eh? Va bene, va benissimo. Ehi, ma il bar è aperto? Oh, il mio cocktail formidabile. Venga qui. Stia fermo qui e non si muove. Ma perché? Lei può presentarmi come suo ospite. Ma che ospite? Ospite d'Egitto. Stia qui, non si muove, non faccio rumore. Deve essere caduto qualcosa. Che lo possino ammazzarlo. Io l'avevo detto che lo doveva rinforzare. Papà, che è successo? Eccolo, vedi che è successo. Ah, era lassù e adesso è laggiù. Lei è ancora qui, eh? Pare, suo padre ha voluto trattenermi. Ah, ospite. Già, ospite. È vero, signor Augusto? Sì, ospite. Sor Augusto mio, che disastro! Tu state zitta! Vado a piano la scuola! Vabbè! E se viene l'elettricista per farsi pagare, chiamami che l'ammazza bastonate! Lei sta trattando un grosso affare con mio padre. Una fabbrica di giocattoli, vero? Sì, giocattoli. Bambole? No, niente bambole. Le trovo stupide, specialmente quando parlano. Signorina, quei signori in salotto la stanno aspettando. Vengo subito. Luisa, dal momento che lei è ospite, Luisa, venga anche lei. Luisa, vedrà, tutta gente simpatica. Volentieri. Luisa. Prego. Luisa. Eccola, Luisa. Gente, è caduto un piccolo lampadario. Oh, no. Venga. E questo chi è? Permettete che vi presenti il signor Carlo, scusi? Torquati. Il signor Carlo Torquati è un nostro ospite, amico di mio padre, socio in affari. Maria Grazia, Maria Teresa, Fofo, piacere. Donatella e il barone Alberto di Pontenero. Fofo, offri al signore il tuo formidabile cocktail. Subito. Alberto. Oh, ecco qua, signor Torquati. Voglio il suo giudizio, eh? Lo chiamo gangster. Gangster? Carino. Gagliardo, eh? Squisito. Facciamo il bis? Sì, facciamo il bis. Come si chiama quel barone là? Barone di Pontenero. Va forte con Luisa. Pare anche a me. Oh, ragazzi, facciamo un po' di musica. Quei poverini hanno bisogno di atmosfera, hai no? Ragione, adesso ci pensiamo noi. Vado a mettere un po' di dischi, sì. Fofo, sei proprio il solito fesso con le rotelle. Va bene, questo è quello che ci vuole. Coppie ce ne saranno più d'un milione, ma tu hai cercato me, io ho scelto te. E se cantiamo insieme questa canzone, certo tra me e te sai cosa c'è.
una poesia. Noi due? No, scusi signorina, io ballo molto male. Non si preoccupi, non ho mica i calli. Un amore comincia così. Ma rasoiati, caro, fai troppo Oberdan. Mi manda in estasi. È un violino ci stringe. Sapete, il signor Torquati non è un mondano, è una persona seria, un grande industriale, grandi fabbriche di giocattoli. Ah, davvero? Oh, niente affatto, modesto artigiano. Confondere un artigiano con un industriale è come confondere un supplì di riso con un filetto di baccalà. Ed una musica che per sempre di te parlerò. Un minuto! E faccia presto! Ancora un minuto! Mi scusi, ma in un appartamento come questo ci vorrebbero due bagni. Adesso ne faremo costruire uno per lei. No, forse me ne andrò prima. Lo spero. Dipenderà da suo padre. Senta, se mi ci metto di punta, lei sgombra in mezz'ora. Sarebbe una scortesia verso suo padre. Sì. Avanti. Sor Augusto, hanno arrestato l'assassino. Sì, sta scritto qui sul giornale. Dove? Lì. Ecco. Sor Augusto, si sente male? No, sto bene. Benissimo, va. Va via. Va via. Vabbè, vado io. Oh, via qui. Che succede? Hanno arrestato un innocente. E dove? Qui, un povero innocente. Ah, questa non me l'aspettavo. E mo che famo? Niente. E non potevo mica mandare in galera sto poveraccio. Non gli sarà difficile dimostrare la sua innocenza. No, io vado dal commissario, spiffero tutto. Lei non farà niente. Oh, non mi fai paura, salute grida, io te denuncio. E il testamento? Me ne frego, ritorneremo poveretti. Ah, lei poveretti. Se ne frega, ma non sua figlia, ormai si è abituata alla ricchezza. Sarebbe un duro colpo se dovesse ritornare alla tavola calda. E lo so, povera figlietta mia. So. Dopo aver fatto la vita buona adesso. Povera figlietta mia, ritornata da vacanza. Si calmi e pensi piuttosto di costituirsi parte civile. Come? Sì, lei è l'erede, il parente. Io contro quell'innocente? Ma per forza, l'assenza della parte civile potrebbe costituire un elemento di sospetto. Oh, ma sospetto da chi? È successo altre volte che un parente, per entrare in possesso di una eredità... Vattene via, carogna! Sì, me ne andrò. Vattene via! Me ne andrò, appena mi avrà dato quanto mi spetta di diritto. Allora vi volete decidere a confessare? Ma che cosa? Ammettete di esservi recato in casa dell'usuraia quella sera? Sì. Ammettete di essere stato uno dei suoi clienti? Sì. E allora confessate di averla uccisa? No. Ma non si arrabbi. E non fate commenti! Dove siete stato durante questi due mesi? Non posso rispondere a questa domanda. E perché? Perché ci sono delle cose che un gentiluomo non può dire. Ah, c'è sotto una donna. Cerce la fam. Lei non conosce la donna di questo ritratto? Una donna senza testa. E come si fa a riconoscerla? Già, peccato, perché a quanto pare questo è l'ultimo quadro dipinto dal Dodi. C'è anche la data, 1954. Che importanza può avere? Moltissima. Se non è una modella professionista, può essere un'amica, l'amante, una che sa molte cose del diritto, forse una complice. In ogni modo le ricordo che il quadro le è affidato in custodia e sotto sua responsabilità non può venderlo. E chi vuole che lo compri? Vale più la cornice. Amici e colleghi furono interrogati. E allora, conoscete la donna ritratta nel quadro del vostro amico? No, non ne so nulla. Conoscete la donna del ritratto? No, signor commissario. La conoscete?
No, non la conosco. Io so soltanto una cosa. Dica, dica. Che il quadro è molto bello e i critici non capiscono niente. Ah, signorina, allora facciamo a non capirci. Questo non interessa alla giustizia. Costa porcheria, quel pittore assassino, la possi in ammazzarlo, ma ha sbaffato una settimana di pranzi. 5.000 lire, va bene? Sì, se lo porti via subito. Adesso mi fa impressione a tenerlo qui in bottega. Dica, mangiava sempre qui? No. Meno male che ha fregato pure la latteria qui vicino. Ah, la latteria. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua, sto capolavoro. 3.000, va bene? Magari. Facciamo 2.500, va? Vabbè. Veniva spesso a mangiare qui? Sì, quando c'aveva i soldi, ma certe volte si aranciava con lo sfilatino dal fornaio qui appresso. Ah, dal fornaio. Arrivederci. Arrivederci. Oh, un momento, ma questi sono 2.000. E il resto per le tasse, no? Le tasse. E intanto lui si diverte. Vuole proprio esasperarmi? Oh, mi scusi, doveva tornare al punto di partenza. Si vede che ho calcolato male. Non sapevo che... Non lo sapeva, eh? È una settimana che circola per casa e non sapeva che questa fosse la mia stanza. No, non lo sapevo. Lei può fare tutti gli affari con quel semplicione di mio padre, ma con me... Ah, d'accordo, con permesso. No, venga qui. È necessaria una spiegazione. Ammetto di aver avuto per lei una piccola simpatia. Per me? Non faccia il finto tonto. Sì, simpatia. Posso anche aver accettato di fare qualche passeggiata, ma non l'ho mai autorizzato a sperare che sarei diventata la donna della sua vita. Posso parlare? No, ora le cose sono cambiate e non perché siamo diventati ricchi. C'è ben altro. Credevo che lei lo avesse capito. Ah, il... Sì, proprio lui. Posso parlare? Si accomodi. Ammetto di aver avuto una piccola simpatia per lei, ma se ogni volta che sono riuscito a strappare un appuntamento a una ragazza avessi pensato di farne la donna della mia vita, sarei stato un cretino. Insolente! Desidera? C'è l'avvocato? Sì, ma lei chi è? Sono un cliente. Ah, un cliente. Prego, prego, s'accomodi. Tu va via. S'accomodi, s'accomodi, prego. S'accomodi qui. Vado ad avvertire mio marito. Spero che avrà qualche minuto da concederle. Sta preparando una arringa. È questione di un R, ma la differenza è sensibile. Raimondo! Capù! Raimondo, c'è un cliente! Ma va! Me l'ha detto lui, sono un cliente! Impossibile, chi sta l'utranello? Deve essere un creditore! No, ha una faccia nuova! Nuova? Sei sicura? Sicurissima! Beh, continua tu, va! Gesù, un cliente! A questo ti sei ridotto! Vorresti dare un calcio alla ricchezza, fare il tuo dovere di cittadino, ma ti trattiene il pensiero della tua Luisella. Vorresti salvare l'innocente e ti costituisci parte civile contro di lui. Sei un miserabile. Buongiorno. Buongiorno. Lei è l'avvocato? Certo, avvocato Cioffani. Ma prego, s'accomodi. S'accomodi. Le cameriere.
Prego. Scusi, è il suo nome? Augusto Ceccacci. Ceccacci, Ceccacci. Ecco, la sua fisonomia, veramente. Sì, sì, me conosce, avvocato. Mi avrà visto su qualche giornale. Ah, ecco, ci sono. Lei è quello? L'erede, sì. Io sono l'erede della defunta Agnese Traversi, quella che è morta ammazzata. Ah, guarda, guarda. Beh, in che cosa posso esserle utile? Avvocato, l'assassino è stato arrestato. Ci sarà il processo. E io mi devo costituire parte civile. Ah, certo, oh, certo, non si può fare diversamente. Vedrà quel pittore assassino. Quello lo manderemo dritto, dritto all'ergastolo, lo sa. No, io ho seguito l'istruttoria, sono padronissimo della materia. Non lo schiacceremo. Poi col codice non si scherza, sa. Articolo 400, 600, sì, insomma, sta qua. Dura no, no, avvocato, qui è meglio chiarire subito la situazione. Voi al processo non dovete parlare. Gesù, non ha già parlato. No, famo come fanno i cinesi, che pagano il medico finché stanno bene in salute. Appena si ammalano non lo pagano più. Io ve pago per sta zitto. Come? Appena aprite bocca è chiuso Frascati. Se siamo capiti? Ma il dovere professionale, come fa? La sapete, avvocato, che io penso che dentro sta casa una pioggia dei biglietti da 100.000 non ci farebbe mica male, eh? Lei è un acuto osservatore, lei. Ma io sono psicologo, però. Manco male. Io ho capito. Che avete capito? Ho capito che in fondo lei ha della gratitudine per l'assassino, ma è umano. Umano, signor Ceccacci, è umano. Li ha portati a casa 2 ore fa, li ha legati alla balaustra e mi ha detto: attenta Gina a non rompermi i palloncini quando fai le pulizie sul balcone. Un altro dei suoi stupidi giochetti. E questo è niente, adesso sta rovinando il tassametro di suo padre. Il tassametro? Sì, venga a vedere, venga. Ma che è impazzito? Venga. Guardi. Ma che diavolo sta combinando? Oh, signorina, arriva a proposito. Sto tentando di utilizzare quest'arnese che ormai non serve più a nessuno. Ancora questa vite e ho fatto. Se non funzionerà come penso lo riporterò allo stato quante. Ecco fatto. Solo 200 lire. Fate divertire i vostri bambini, sì. Spiritoso. Vuole abbassare la bandierina, per favore? Su, coraggio, non ci ho mica messo una bomba. Dica la verità. È un giochetto simpatico? E così lei ha sfasciato il tassametro di mio padre per imprigionarci dentro Papà Pacifico? Appunto. Ma come lo sa che si chiama Papà Pacifico? Perché lei non apre mai la radio? Io no. Io sì. E se devo esprimere il mio parere, le dico che in tutto questo giochetto, come lei lo chiama, l'unica cosa intelligente è la musica. E in questo lei non c'entra. Ah, già, è vero, io non c'entro. Sì? Oh, buongiorno. Benissimo. Un momentino. Vorrei telefonare senza testimoni. Oh, prego. Questa è casa sua. Vuole che le porti via anche Filippo? Se ne vada. Bla. Oh, mi scusi, ma non ero sola. Allora, cosa diceva? Se sono libera stamani, certo. A che ora? Ah, mi dica lei. Va bene. Viene a prendermi con la macchina? Oh, non importa, prenderò un taxi. Intesi, davanti all'Excelsior. Beh, calcoli 20 minuti. Come dice? Ma certo che mi fa piacere. Sì, molto. Mi dica. Perché me lo domanda? Sì, lei mi è molto caro. De tu, ma le farebbe proprio tanto piacere? Infinito piacere, Luisa. Lei conosce i miei sentimenti, vero? Credo di conoscerli. E li ricambio. Vuole che cominci io, per telefono? Sa, è un po' difficile. Va bene, fra 20 minuti sono da te. Ciao. Ciao. Buon passeggio, signorina.
mattina. Grazie, ciao. Questo paparino, mannaggia! Ma dove vai? Al centro, devo sbrigare alcune commissioni. Ciao, paparino! E dai con paparino. Che è tanto ingegnoso, guarda un po' se riesce a aggiustare sto pupazzetto. Era tanto carino, non funziona più. Quando l'hai comprato? Amica è mio, è della signorina. L'ha portata a casa l'altro giorno, poi stamattina l'ha sbattuta al muro. Se deve essere rotta la molla. Com'è strana la signorina. Compra un giocattolo per sbatterla al muro. E va bene, proverò ad aggiustarlo per la prossima crisi di nervi della signorina. Ah, deve essere solo Augusto. Sor Augusto. Vuole un po' di caffè, Sor Augusto? No. C'ho fresco fresco, eh? No! Vabbè, Zarabi, mo bevo io. €200, signor. €200 il topolino acrobata, signor. Fate divertire i vostri bambini, signor. €200, signor. Il topolino acrobata, signor. Fate divertire i vostri bambini, signor. Sono stato dall'avvocato, va bene? Non me ne frega niente, sono affari suoi. Oh, ma sei proprio una carogna, sa. Se mi ci ha mandato te per sviare i sospetti. Signor Augusto, parliamoci chiaro. In questa casa si sta giocando una pericolosa partita ai miei danni. Ma questa non è faccia da fesso. Ma che mi dai i numeri per l'otto? Oh, lei non sa niente, non vede niente, non sente niente, ma in questa casa si sta parlando di matrimonio. Io? Ma non lei, sua figlia, con quel barone di Ponte Rosso. Nero. Va bene, nero, ma sia ben chiaro che i miei 200 milioni devono essere 200. La dote a sua figlia gliela fa lei coi soldi suoi, altrimenti qui finisce male. No, è per me. Ma che, ti fai pure telefonare? Pronto. Ah, sei tu? E dove sei? Oh, sono a Villa Borghese. E che mi dici? Che dici? A Carlei, qui i bacetti si sprecano, io cosa fa? Cerca di impedire! E impedire, a Carlei, è una parola, impedire! Ma con chi stavi parlando? Un informatore. Male! Qui finisce male! Zitto. Ma qui finisce Zitto. Male! Ma di quale matrimonio mi vai parlando? Prima di tutti quel barone non mi va giù manco per niente. A lei non va giù, ma già qui siamo al tuo, ai bacetti. Oh, guarda come parli, sa. Lui sa una ragazza seria. Meglio per lei, sono affari che non mi riguardano. A me interessano i milioni e si sbrighi a darmeli. Ho degli amici che mi stanno preparando l'espatrio. E se dovrò partire prima che lei mi abbia dato la mia parte, questo va al procuratore della Repubblica. Del tu. Del tu. I baci. Luisa. Luisa mia. Pure lei mi tradisce. A Luisa. Ciao, paperino. Via qua, te devo parlare. Ma che hai? Niente, entra. A Luise, dove sei stata? A spasso. Con chi? Col barone. Vieni qua, vieni qui da paparino tuo. Che ti prende?
A me sto barone... Non ti piace, lo so, ma a me sì, e molto se ti fa piacere. È simpatico, è un signore, ricco, balla divinamente, parla tre lingue, è una cannonata. Ma che te sei messa in testa a diventare una baronessa? Tu, la figlia del Vitturino. Ma fammi ridere, fammi. Beh, che c'è di strano? Lui mi ama, io lo amo. Io lo amo, lui mi ama, noi ci amiamo. Ah, lui sei, dai, da me piantala. Trovate un bravo giovane, un onesto lavoratore come era tuo padre prima che mi capitasse sta fortuna. Lascialo perdere sto rammollito. Io ho il diritto di sposarmi con chi mi pare. Sono maggiorenne ormai. Che vorresti lì? A ridirlo? Ho detto che sono maggiorenne. A lui! Luise, Luise, io ti voglio bene. Ti darei pure il sangue che c'ho nelle vene. Mannaggia, le milioni, mannaggia. Papà, ti prego. Lo so, perché serve a te. Per me ne farebbe pure a meno. Ma vedi, sto barone. Barone. Insomma, il barone lo voglio! Io invece sì, mi piace e me lo sposo. Luisa! È decisa la signorina, eh? Ma che sta a sentire pure dietro le porte, tu? Tutelo i miei interessi. Non hai paura, che ci so sposare, se la sposa in camicia. A Luisa! 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 Hai sentito? Maggiorenne, bel successo. Ora che l'hai messo contro il padre, che cosa hai ottenuto? Niente. Ti conviene piantarla. E ora andiamo a fare una visita al nostro pittore assassino. Non ce lo siamo dimenticati. Per l'ultima volta vi invito a dire la verità nel vostro interesse. Ma chi volete che creda alla vostra innocenza se vi rifiutate ostinatamente a non... Mi rifiuto, signor giudice, mi rifiuto. Va bene. Forse riuscirete a salvare la vostra complice, la donna del ritratto. Ma sarete rinviato a giudizio per omicidio premeditato a scopo di rapina. Interrogatori, istruttoria, rinvio a giudizio, tutte cose lunghe. Io credo che ci sarete grati se salteremo a pie pari la procedura penale per andare al sodo. E allora eccoci in corte d'assise. I carabinieri in alta uniforme, belli, vero? I tocchi, i codici. C'è l'imputato alla sbarra. La corte! L'udienza è aperta. E si è aperta anche la mostra personale del pittore Pierluigi Dodi. Pittore, assassino e gentiluomo. La coincidenza non è casuale. Ora la critica si è ricreduta. Trova che la pennellata è sicura. Delicata l'ombreggiatura. Perfetta l'anatomia. Non ci darete ad intendere di aver ignorato l'assassinio fino al momento del vostro arresto. Ma, no, non l'ho mai detto. Dunque, lo avete preso dai giornali e allora avrete anche appreso che eravate ricercato dalla polizia. No, per la verità non lo sapevo. Faccio rilevare all'eccellentissima corte. Dica, avvocato. Ecco, insomma, io non dico che sia impossibile, ma sta forse strano. Bisogna dire che è strano, ecco. Avvocato, a ricordo dell'usanza cinese. Ah, ammesso pure che voi non sapevate di essere ricercato, ma perché non ci volete dire dove e con chi avete trascorso i due mesi fra il delitto e il vostro arresto? Ma non vi rendete conto che il vostro silenzio costituisce un elemento di prova contro di voi? Perfettamente, signor Presidente. Oh, bene. E allora perché non parlate? Perché sono un gentiluomo. Silenzio! E allora, quando tuo padre saprà che non si tratta di un capriccio, certamente si rassegnerà. Speriamo. Ciao, Alberto! Ciao! Gli ho anche ricordato che sono maggiorenne. Benissimo. Alla peggio ti negherà la dote. Non moriremo di fame per questo. Hai ragione.
Mi accompagni a casa? Ma certo. Sai, Alberto, sono contenta per quello che mi hai detto. Ah, allora dubitavi di me? Oh, no. Anzi, sono contenta. Anch'io sono contento. Anzi, sai cosa facciamo? Domani alle 6 verrai a casa mia. Inviteremo degli amici, delle signore, balleremo, faremo festa. Berremo anche molto whisky per festeggiare il nostro fidanzamento. Segreto, si intende? Il topolino acrobata, signor. 200 lire, signor. Fate divertire i vostri bambini, signor. Fate divertire i vostri bambini, signor. Signore mio, de suo non c'è rimasto che lo stemma in cima al portone. E il palazzo era del nonno. E il figlio se lo giocò a Monte Carlo. E mo il nipote abita in due camerette all'ultimo piano senza manco pagare la pigione. E come vive? S'arancia a vendere macchine di seconda mano. Mali buffi, se sprechino. Ah, oh, ma mi pare che parli un po' troppo. State zitto, che 1000 lire mica si trovano in mezzo alla strada, sa. Ha ragione, e 2000 lire non si trovano in mezzo alla strada. Grazie. Grazie, signore. Oh, prego. E allora? E poi che è il primo che vi ha domandato? Qui è una processione. Uscieri, creditori, mobili sequestrati. Prima c'aveva una donnetta a mezzo servizio. Adesso so io che gli faccio le pulizie, ma mi sa che non dura. Eccolo che arriva. A che? Andiamo, andiamo. Oh, buongiorno, barone. Oh, buongiorno. Cercavo proprio lei. Me? Mi dica. Lei ha lasciato poco fa la signorina Luisa, vero? Sì, infatti, ma come lo sa? Beh, lo so, il come non ha importanza. Le ha parlato? Voglio dire, l'ha vista bene? L'ha salutata? Beh, naturalmente. Ha fatto benissimo, perché non la vedrà più. Ah, niente meno. E perché, se è lecito? Perché altrimenti dirò alla signorina Luisa che lei è un morto di fame, pieno di debiti, che vende macchine di seconda mano e che ha messo gli occhi sui milioni dell'ex vetturino per rimpannucciarsi. Ma... siamo tesi. Si mantenga sano. Se può. Pronto? 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 Ma chi parla? Non capisco. Pronto? Pronto? Non sento niente. Pronto? Pronto? Pronto, pronto. Pronto, 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 pronto. È inutile, signorina, non si può parlare, si è guastato. Ma come, stamattina funzionava benissimo. E che ne so, ci ha messo male il signor Carlo, funziona più. Signor Carlo! Avendo assunto la responsabilità della pubblica accusa in questo grave processo, ho voluto visitare la mostra personale del pittore Pierluigi Dodi. Grazie. Che qualcuno, con un senso di opportunità molto discutibile, anche se con innegabile senso commerciale, ha fatto coincidere con questo dibattimento. Ma già. Ho voluto rendermi conto dove finisce il talento e dove incomincia l'istinto delinquenziale dell'imputato. Il quadro della donna nuda dalla testa di Medusa è molto indicativo al riguardo. Io lo intitolerei genio e sregolatezza. Infatti, alle indubbie qualità pittoriche si uniscono le caratteristiche patologiche del delinquente per tendenza. Tutte frescacci, di due parole per salvare la forma e basta. Ah, Gigi, fammi un cappuccino caldo. Vabbè. E questi sono i due ultimi personaggi della storia. Guardateli bene. Ne fai vedere st'anello? Ah, ma vede com'è bello! Hai fatto affari, eh? Dove l'hai preso? E che t'importa? Quest'anello è mio! È mio! È mio e c'ho pure le prove è che mio, è mio! È mio, te dico! A Gigi, va a chiamare la guardia, no, questa è una ladra! Tu sei matto! Ah, sì! E quando te muori? E lasciami! Ah, anello fatale! Allora hai provato che questo anello era depositato in pegno presso la defunta Agnese Traversi. Dove l'hai preso? Non l'ho preso, me l'hanno regalato. Chi? Un amico. Avanti, chi è?
Non lo so. Signor commissario, l'amico di questa signora lo conosciamo bene. È Carletto, detto Manolesta. E concludo chiedendo per l'assassino di Agnese Traversi il massimo della pena. L'ergastolo. L'ergastolo? Silenzio! La parola alla parte civile. Due parole, Illustrissimo signor presidente, signori della corte, sarò breve. Bravo. Ma la povera Agnese è sola con i suoi gatti. È sospettosa. Non apre mai l'uscio senza prima aver guardato dallo spioncino. Ma l'uscio non presenta il minimo segno di effrazione, ergo! È stata lei ad aprire. Ma a chi, signori della corte? A chi, se non una persona a lei ben nota? Al vecchio cliente di cui poteva e doveva fidarsi? Ed ora passo ad esaminare il contegno dell'imputato. La sua ostinata reticenza, il suo proclamarsi gentiluomo che, pur essendo innocente, si prende l'ergastolo pur di non compromettere l'onore di una donna. Di una donna, dicevo, di una nobile donna, di una gran dama, il cui onore vale questo enorme prezzo. Un successone, tutto venduto, tutto. Anche gli abbozzi. Ma il cui pudore non impedisce di posare nuda. Nuda, signore della corte! Signor presidente, quella donna sono io. Silenzio! Silenzio! Venite avanti. Silenzio! O faccio scomparire Laura. Come vi chiamate? Mara Lauri di Giacomo, nata a Catanzaro, di anni 22, professione scultrice. Conoscete l'imputato? Sì. In che rapporti eravate con lui? Mi rifiuto di rispondere. Comunque la vostra dichiarazione non basta per provare l'innocenza dell'imputato. Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? Lo giuro. Silenzio! Dunque voi affermate di essere la donna del ritratto? Lo affermo, signor presidente. Ma dovrete provarlo. Qui? Certo, davanti alla corte. Sì, signor. Ma che cosa fa? La prova, signor presidente, è una questione di anatomia. Confrontando la donna del ritratto con me. Capritami! Abbiamo capito. Sono pronta a sottopormi ad una perizia, signor presidente. Lo deciderà la corte. Il pittore Dodi è stato 2 mesi in casa mia. Mantengo l'accusa. Mi associo. Sta zitto. Lasciami fare, Augusto. Sto disgraziato. Silenzio. In questo momento un fonogramma della questura mi comunica che l'assassino è stato arrestato e mi allega copia del verbale d'interrogatorio con la confessione del delitto e il sequestro della refurtiva. L'udienza è sospesa, il processo è rinviato a nuovo ruolo. Augusto! Si è fatto fregare. Ma... Addio milioni. Augusto! Chi è primo? Arighe! A Piazza Margana. Corri! Ciao, Alberto. Luisa, cara, entra. Ma non c'è nessuno? Nessuno, Luisa, siamo soli. Soli? Mi avevi detto che avrei trovato degli amici, delle signore. Ti spiegherò, entra. Scusami, Luisa, ma ho voluto restare con te. Noi due, soli. Ti chiedo perdono. Perdono? Ma... ti rendi conto? Ma ci vediamo sempre per la strada, in mezzo alla gente. Hai fatto una brutta cosa, Alberto. Ma non esagerare adesso, Luisa. Tu non puoi avere la mentalità di una borghesuccia. Su certe cose sono una borghesuccia.
Voglio andar via. No, resta un momento. Fumiamo una sigaretta, prendiamo un liquore. Togliti la pelliccia. No, no, lasciami andare. Un momento. Lei mi aspetti, eh? A Carlè, hai fatto una volata. Non sono manco 10 minuti che è salita su. Aspetta. Lasciami. Vuoi che mi metta a gridare? Non fare la bambina. Tu sarai mia moglie. Ti amo, lo sai. No, non così. Mi hai inteso un tranello. Voglio andar via. No, non ti lascio andare. Lasciami. Dammi un bacio. Lasciami. Ad Luisa. No. Dio mio, che può essere? Dovrebbe essere un contatto. Non ti muovere. Cosa vuole lei? Dov'è? Chi? Lo sai bene chi cerco. Ma come si permette di... Ah, complimenti, signorina Luisa. Lei? Complimenti, dica la verità, non mi aspettava, vero? Questa è violazione di domicilio. Ah, sì? Sì. E questa è violazione di... Connotati. No! E se non vuol vedere qualcosa di peggio, venga via con me. Ma io non voglio... Venga via, le ho detto. La farò arrestare, Luisa è testimone della sua violenza. Sarà testimone di ben altro se non stai zitto. Questo è un morto di fame che mira alla tua dote. No! Non gli credere, Luisa! Ma è pieno di debiti, di sequestri, di cambiali. Questi mobili sono pignorati. Vive portando in giro le fuoriserie in cerca di acquirenti. Adesso vieni via con me. No, non lei vengo. Non lascerà questa casa. No, vediamo. Oh. Oh. Vieni, andiamo. No, mi lasci! Voglio vedere! Mi lasci! Trastevere batte Parioli per knockout al secondo round. Mi lasci, le ho detto! Ma mi fa male! Eccoci qua! Insomma. Ragazzaccia! Lei... Lei è un villano! E lei una pazza! Ma so, Strilli! Tu! Ancora qui! Ma come, non ti hanno arrestato? Ma che arrestato? Basta con questa commedia! Che commedia? Il testamento non esiste! È falso! Falso! Falsissimo! Un trucco, ci voleva tanto per capirlo! Mi è servito per stabilirmi in casa sua, per tenere d'occhio questa sciagurata. No, niente affari con suo padre, il mio affare era lei. Oh, ma se posso, perché? Ho voluto bene a sua figlia e non adesso che è ricca. Prima, quando lavorava alla tavola calda. Che? Poi i milioni li hanno dato alla testa, mi ha buttato a mare e io non mi sono rassegnato. E da qui è saltato fuori il giochetto dell'assassinio e del testamento. Ha capito adesso? Sono io che voglio capire. Che cos'è questa storia del testamento? Se lo faccia spiegare da suo padre. Anzi, c'è una cosa che le voglio dire. Io non sono quel disgraziato che lei crede. Me ne frego delle sue ricchezze. I milioni me li guadagno da me. Ecco, questa non è falsa. È una lettera del mio editore. Sì, ecco quello che ho guadagnato in poco tempo con una sola canzone. Papà Pacifico. È sua? Sì, mia. Artista e artigiano. E fesso perché sto qui a perdere tempo con una cervellata come lei. Oh, Agos, via qua e me ne dati dei dispiaceri. Papà, voglio un momento. Sapere. Tu via qua, sa che noi dobbiamo parlare. Ah, non c'è niente da dire. Ah, sì, c'è una cosa. Sua figlia ha corso un brutto pericolo. Brutto? Molto brutto. Molto brutto. E per levarle dalla testa il barone... ci vuole questa. Ma che è successo? Niente. Ma poteva succedere. Ammarotta via! A Luce! Il barone te lo devi scordarsi! Perché io mi sono stupata, capito? Papà! Ma che sei spazzito? Sì, a Luce io ho domato i cavalli della Palermo, figura quello che ti faccio a te! Fermati! Papà, aspetta! Aspetta! Fermati, lo sa! Che grida la testa devi farlo via io! Perché sono spaziata! Fermati, la Lucella! Te dico fermati! Aiuto! Lasciami! Ti accanto il pezzo del culo! Aspetta che ti spieghi! Fermi la luce! No. Fermi, lo sa, tanto un tratto! Bravo! Fermi, non è tanto mai per i tempi! Papà! Per quanto vedi per la